Inaugura oggi sabato 19 maggio a Castel Bolognese presso la chiesa di Santa Maria della Misericordia la personale elogio dell'imperfezione di Gianfranco Morini. La mostra espone gli ultimi lavori in ceramica dell'artista, un'ottantina di opere tra piatti chiodati e sculture. Mi trovo in compagnia dell'indiscusso protagonista di questa mostra, Gianfranco Morini. Allora, cominciamo dal nome di questa mostra, elogio dell'imperfezione. Un nome che cattura l'attenzione, perché? Beh, diciamo che l'imperfezione può essere perfezione. Tutti cercano sempre la perfezione delle cose, quando nell'imperfezione si può trovare delle cose stupende e perfette. Io sono uno che amo l'imperfezione e nell'imperfezione ci trovo la perfezione. Lei non si definisce unico creatore delle sue opere, si definisce anche un alchimista. Ci sono allora delle forze che contribuiscono al completamento dell'opera e quindi solo allora l'opera diventa unica? Certo, io sono solamente un collaboratore delle mie opere. Io ho piacere che quando uso queste argille e le faccio passare da delle macchine, voglio che facciano un po' loro quello come si vogliono muovere. Quando io metto questi smalti e dopo vengono cotti che ottengono quegli effetti, io li voglio mettere in modo illogico. Voglio che sia lo smalto che faccia qualcosa, almeno che siamo in tre a lavorare. E io dopo posso dire, ma mi piace o non mi piace. Ma di solito in questa maniera mi piacciono quasi tutti i miei lavori, perché gli altri due sono più in gamba di me. Allora, diciamo anche che è stato allievo di Augusto Betti e Alfonso Leoni, ha collaborato anche con Carlo Zauli. Che cosa ha ereditato da loro? Ma diciamo che ho ereditato molto queste persone. Diciamo che un Leoni era uno che piaceva molto l'arte moderna, diciamo in quel periodo lì la pop art, così, ed era uguale a me. Solo che lui era molto perfetto nelle sue esecuzioni strane, chiamiamole strane ma precise. Io invece la perfezione non mi interessava. E di lui diciamo che ho ripreso un po' certe cose del suo rigore. A volte cerco anch'io di essere perfetto, ma non ce la faccio. Mentre diciamo Betti mi ha insegnato proprio come fare gesti semplici. Difatti le mie sculture sono molto semplici. Si muovono nell'aria. Basta un movimento e riescono a vivere in questo spazio. Questo mio professore Augusto Betti ha lavorato con Lucio Fontana, che è famoso per le sue tele che venivano rotte e aprivano questi spazi tridimensionali. Io di lui ho ereditato molto queste cose. E di Zauli era veramente un grande artista commerciale, sapeva raccontare tutto e niente in una scultura. Questo è bellissimo, per me è molto bello questo. Dagli anni 70 comincia la sua carriera nell'industria ceramica, quindi parliamo di due attività che proseguono parallelamente. Sì, diciamo che ho iniziato a fare il professore. Io volevo insegnare, quando presi la cattedra a Bassano del Grappa mi trovai che dovevo insegnare progettazione industriale di piastrelle. Io non avevo mai fatto una piastrella e non avevo mai visto una fabbrica di piastrelle. Un mio amico a Modena che faceva questo lavoro come tecnico, vieni con me, dai che facciamo questo lavoro in un'industria. Io mi licenziai da professore e andai in industria per capire come si faceva una piastrella. Poi dopo ho sempre coltivato, diciamo fin da piccolo, il gusto di fare queste cose artistiche, perciò ho sempre continuato parallelamente a un discorso preciso, tecnico, razionale e seriale, che è la piastrella, a tutto quello che deve essere casualità, improvvisazione, quello che faccio io come artista. All'inaugurazione è presente anche il sindaco di Castel Bolognese Silvano Morini. L'esposizione si trova all'interno della chiesa di Santa Maria della Misericordia e durante la festività di Pentecoste, dunque un luogo suggestivo e un periodo significativo. Certamente, questa è una bellissima chiesa che noi abbiamo riaperto qualche anno fa, da che era divenuto un magazzino, per la verità non per colpa dell'amministrazione comunale ma per altre ragioni, e quindi credo veramente che sia un luogo suggestivo. In più c'è la Pentecoste è la nostra festa, non è solo la festa del paese, è la festa che caratterizza Castel Bolognese e da sempre in questa festa vogliamo portare non solamente la nostra cultura, la nostra tradizione, ma anche l'arte. All'inaugurazione non poteva mancare il sindaco del comune di Faenza, Claudio Casadio. Allora, questa esposizione è il frutto di un lavoro di un artista faentino di cui il comune di Faenza può e deve andare fiero?
Sì, un artista che ha deciso di manifestarsi un po' avanti nel tempo, nel senso che Morini ha cominciato a lavorare negli anni 70, poi ha prevalentemente preferito dedicarsi all'attività del design industriale, della ricerca in questo tipo. Ha continuato probabilmente a produrre anche oggetti che avevano questa portata, ma ha preferito tenerli nascosti fino a che poco tempo fa ha giustamente deciso di manifestare le proprie capacità, e mi sembra stia passando da un successo all'altro, perché effettivamente è un artista che colpisce ed è uno, credo, dei punti così un po' di innovazione anche della ceramica artistica faentina. Lei lo ha definito l'imperfezione come necessità, un uomo che ricerca l'imperfezione fin dalla concezione della sua opera, quindi un elogio a Morini. Ma io lo conosco da tanto tempo e credo che proprio derivi anche dal suo atteggiamento verso la vita e la società. È un po' il suo paradosso. Morini tende ad evidenziare anche con asprezza le imperfezioni dell'uomo, ma quando fa arte non può farne a meno di riprodurle, perché credo che questo sia il dato vero dell'arte: esprimere l'essenza dell'umanità anche con la sua imperfezione, e spesso poi l'imperfezione diventa quel tocco particolare che rende l'artista unico nel suo panorama. All'inaugurazione è presente anche l'assessore alla cultura del comune di Castelbolognese, Patrizia Marchi. Lei ha dichiarato di essere stata conquistata dalla mostra di Brisighella a Casa Boschi. Quali emozioni le ha suscitato invece l'elogio dell'imperfezione? Ma sicuramente il contesto di Casa Boschi era molto particolare, quanto è particolare anche questo contesto. Mi ha colpito la disarmonia di queste opere, però nello stesso tempo c'era un'armonia nel contesto della casa. Mi ha colpito soprattutto anche il personaggio, perché poi ho avuto modo poi di conoscere il Moro a casa sua e in altri contesti, e quindi mi è piaciuto proprio come personaggio e come artista. Mi sembra proprio il vero artista. Ed ora mi trovo in compagnia di Francesco Andina, console svizzero a Bologna. Dunque una bella opportunità quella di ammirare gli ultimi lavori in ceramica di Gianfranco Morini, non solo per i cittadini castellani allora. È vero, anche per uno svizzero e per uno svizzero acquisito come il Moro, veramente un'opportunità e una sorpresa trovare delle ceramiche così belle in un ambiente anche così particolare come questa chiesa qui a Castel Bolognese, giusto? Giustissimo.